Ciao amici miei! Come state, amici? Ciao amici miei! Ma se io scrivo GP, perché mi correggi GO? Ciao Giulia! Ciao Giulia! Sto condividendo, Giulia. Sono solo io, caro, andata a camminare. Come stai, amica mia? Come sta, mio amico Lord? Ciao Stream Elements. Ciao Lord, grandissimo, siete arrivati. Siete i primi di milioni, di milioni, di miliardi, miliardi di persone che stanno vedendo la gara di Charles Leclerc. Bene, bene, amica mia. La garetta di Charles Leclerc, amici, Discord, perché? Ciao, deciso! Scusate, ragazzi, mi ha cambiato la telecamera e non so. Io sto bene, sono molto stanco. Sono molto stanchino, stanchello. Però. Grande deciso, ciao amici! Dai, stasera si corre con l'amico Charles. Ciao Frank! sto bene, amico mio, tu come stai? Sono un po' stanco, sono un po' stanco. Pettiniamo i capelli. Come state, amici miei? Ciao a tutti, bella. Ah, scusate, non avevo messo la telecamera. Perché come sempre sbaglio a fare le cose. Ciao! Vado a camminare, ma mangio, brava, mangia. Ciao Zaniboy, mitico, bella frac. Bella a tutti, ragazzi. Scusate, stavo parlando, ma avevo il microfono. Ciao Lord, ciao mitica Giuli. Ah no, avevo la telecamera, il microfono ce l'avevo acceso. Ciao, deciso, grandissimo. Allora, vediamo one second. Ciao, ciao amici, ciao amici. Allora, stasera facciamo un bel botto di questo meraviglioso gioco. Io a sto punto, magari facciamo il breaking point, ragazzi. Brugitte e pane. Allora, o facciamo il breaking point che è bellissimo. Io farei il breaking point, ragazzi. Cosa ne pensate voi? Alfa Tauri, Alfa Romeo. Ah, il breaking point è con queste macchine da catorcio. Ah, che bella! Accetta! Che bello, ragazzi! Come state? Come state? Allora, il circuito di Spagna, perché è quello che facciamo, che fa il nostro amico Charles Leclerc. È lui. Ciao Sainz, ma noi siamo Charles Leclerc. Aiuti, lasciamoli stare dove sono. Regole. Allora, struttura del weekend. Prove, formato qualifiche, yes. Facciamo breve e facciamo. Proviamo a fare un 5 giri, dopo magari la facciamo più bella. Meteo assolutamente limpido. No, non scherziamo con queste cose. Ciao amici, come state? Come state? Grandissimi? Ho fatto su un casino incredibile. Perché non mi scompare più sta finestra? Sparisci finestra. Ok. Eccoci qua. ciao amici amiche di Twitch, benvenuti, Marco Drums Games. Ieri purtroppo c'era la partita, io non lo sapevo, quando mi sono accorto, con la verifica di geometria, mi raccomando, studia mentre guardi il grandissimo Marco Drums, eh. Ah, io non avevo attaccato il volantucolos. Ok, perfetto. Brava, brava Giulie. Andiamo in pista. Oh.
Dobbiamo ricalibrarci a Formula 1, eh? Ah sì, Spagna me lo ricordo. Me lo ricordo, amici miei. Vai tranquillo, se vuoi dei crediti extra, digli alla tua prof o al tuo prof che stavi guardando la live di Marco Drums Games Channel, così ti dà un bonus in più. Un bonus geometrico. Stiamo recuperando Ricciardo, eh? Eh sì, bonus geometrico. Allora, la Formula 1 è ben diversa, amici miei, da... Avete visto come l'ho schivato, eh? Ah, magari fosse così, eh beh. Proviamoci, amico. Oh! Certo. Dai che sono le ultime verifiche, ragazzi, impegnatevi. Così poi potete riposarvi, stare in tranquillità, guardare Marco Drums Games. Fantastico. Charles Leclerc, il miglior tempo, amici miei. Charles Leclerc. Siamo in Spagna. Assolutamente sì, grandissimo. Ma poi adesso studi col grande Marco Drums. Esatto, dai, grande fra, mitico. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Un solo giro, vi ha detto. Carburante solo per un solo giro. Fai mega pubblicità a scuola, amico mio. Così tutti guardano le mega live di Marco Drums. E tu che sei tra i miei amici. Sarà un figo assurdo. Io direi che sto Charles Leclerc, ragazzi, corre con... Eh? Madonna le... Oh, giro veloce di Charles Leclerc! stavo uscendo il Charleslino. A noi piace Charles Leclerc perché va forte con la nostra bella Ferrari. Tutti i piloti nuovi. Ocon, spostati. Le marce sono incredibili, ragazzi. Bisogna buttarne dentro una dietro l'altra. Eh certo, vacanze, ragazzi. Io le vacanze ce l'ho solo ad agosto. È andata a camminare, amico mio. Doveva andare anche Olivia, infatti è andata giù anche Olivia. Ma Olivia me la sono ritrovata qua su, quindi vuol dire che Olivia c'aveva voglia di camminare. Ok. Allora, possiamo anche tornare al garage. Sì, bravissima. Io avevo da fare la live e non c'ho assolutamente voglia di camminare. Allora, vediamo le info.
acceleriamo il tempino. Vediamo un attimo gli altri. Ah, non c'è nessuno in gara. Non sta correndo più nessuno. Ah, vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Hamilton, vediamo un attimo Lewis Hamilton. Vediamo il suo giro. Trovo molto interessante come fa le curve pulite con la sua Mercedes. Esatto, esatto, esatto. Vediamo un po' come le fa pulite l'amico Hamilton. Ciao amici e amiche di Twitch, questo bianco mi fa spaccare gli occhi. Un po' troppo bianco stanno usando i ragazzi. Allora, vediamo un attimo Latifi, Latifi. Dai Latifi, su, forza, dai un po' di gas a questa macchina. In skate o in bici? Bici mi piace anche a me. Infatti quando andavo in palestra andavo sempre sulla bici. Bellissimo, bellissimo. Ho perso 6-7 kg. E dopo tutti i problemi del Covid l'hanno chiusa, l'hanno riaperta, l'hanno chiusa, l'hanno riaperta e adesso praticamente non c'ho più voglia di andare, ti dico la verità. Però la bici mi piace. Oh, bravo, bravo, bravo. Anch'io ho i capelli a posto, ti diamo una pettinata. Ok, 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 ok. Facciamo passare il tempiello. Il tempo bello, secondo me, a livello tempo, la pista è occupata. Gli ultimi minuti, tutti che fanno il giro. Ma io credo proprio che nessuno mi ha fregato. Vediamo un attimo, eh. Mica che qualcuno mi ha fregato proprio alla fine. Sì, sì, grande, grande frac. Concluse le qualifiche, rivediamo le Charles Leclerc. Leclerc, Hamilton e Max Verstappen. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. L'appuntamento è per la gara di domani. Bravo. Andiamo alla gara. Allora, io ho visto che si fa un po' fatica a... Facciamo un po' fatica quando c'è tante macchine. Siamo quasi perché partenza, frenano troppo. Ecco come si configura la griglia di oggi. Vediamo la griglia di partenza, amici miei. Charles Leclerc! Quindi il resto della griglia. Gli ho dato 2 secondi e 8 Hamilton. Bottas, Sergio Perez e Norris. Perez. Sainz, Ricciardo, Gasly e Alonso. Sinoda, Vettel. Vettel, Alonso è quello del calcio. Xavi Alonso, me lo ricordo dai mondiali. Continuiamo a dirlo, Xavi Alonso. Xavi Alonso. Latifi e Mazepin. Mazepin è l'ultimo e ha fatto una gara veramente, una qualifica veramente brutta. Veramente brutta. Ok, nessun assetto. Incominciamo la gara. Frizione ed inizia il Gran Premio di Spagna, amici miei. Grande frac, vai a mangiare la pappa. Guardalo, ma cosa saluti? Devi mandarlo a quel paese. Mi hanno rubato la gara. Tutto bene? Mi hanno rubato la gara, ragazzi. Mi hanno rubato la gara! No, no, no! No, 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 no! No, no! Non esiste! No, no, no! Non esiste, non esiste! Non esiste! Voglio rifarla! Mi hanno rubato la gara, ragazzi! Che botte! Non me lo ricordavo più così questo gioco! Allora... Stai fermo, Marchito! Guardate, guarda... È lui, è stato lui! Lui è stato a brancarmi dentro.
balordo, guarda che ti sei sfasciato tutto. Non va assolutamente bene, non va assolutamente bene questo incidente. Come possiamo fare? Come possiamo fare? Vediamo, no, non c'è niente da fare qua, non c'è niente da fare. Non c'è proprio niente da fare. Riavviamo la sessione, dai, riavviamo, come se non fosse esistito questo momento molto triste nella storia del MotoGP. Ah no, questo è Formula 1. dopo, mica mia, adesso siamo... Oh, guarda! Sono partito malissimo! Malissimo! Ha slittato! Ha slittato! È una gara in salita! È una gara in salita! Bottas ha recuperato anche usando uno stratagemma, secondo me mi ha sgonfiato le gomme davanti, perché non è possibile, non è possibile che la macchina non è partita. Secondo me Bottas mi ha sgonfiato le due gomme davanti, le sento un po' scariche, le sento scariche. Adesso andiamo a prendere Verstappen, ragazzi, gara in salita. Lo stiamo già quasi prendendo. Verstappenino, lui frena, ma Drums ce ne ha sotto di cavalli, sotto il cofano. Hamilton crede di scappare come al suo solito, ma non ha capito nulla. Oggi sono indiavolato, Charles Leclerc c'ha il diavolo dentro, ma le sta cannando tutte. Dove crede di scappare il nostro amico che ha fatto il tempone? Lewis Hamilton, ti sono in mega scia e mi sposto perché tu quando freni non voglio venirti addosso. Io pulitissimo. Ti sorpasso e ti svernicio. Di esterno bello, curva. È bello che sorpasso, mi ha detto il meccanico all'auricolare. Ha ragione, mi sono stupito anch'io. Mi sono stupito anch'io. Con le sportellate, sportellate tutte. No, no, qui siamo alla Formula 1, non siamo su Gran Turismo. Gran Turismo qualche sportellata fa anche di comodo. Questa è la gara che ci sarà al prossimo weekend. Quindi vi sto preannunciando il futuro, ragazzi. Sarà una gara veramente incredibile. Con Charles Leclerc che partirà malissimo. Ma non dubitate di Charles, perché Charles è Charles. La Ferrari è la Ferrari e la F2 è la Formula 1 è la Formula 1. State tranquilli che sicuramente, se fa come buon Marco Drums Games, Charles Leclerc ha un'ottima possibilità di vincere il Gran Premio di Spagna di settimana prossima. Finora questo è il miglior tempo. È certo che è il miglior tempo, l'ha fatto Charles Leclerc. E ragazzi, io quando dico Charles Leclerc è come quando dico ciao amici di Twitch, quindi lo dico veramente con tutto il rispetto più possibile di un pilota assurdo che sta facendo vincere la nostra Ferrari, eh? Quindi tanto di cappello al nostro amico Charles Leclerc. Torna subito amico mio, non perderti la finale della gara che può essere... Oh my god! Può esserci qualsiasi... Le gomme già non tengono, ragazzi, mi hanno dato le gomme quelle scrause. Quelle usate dagli altri, che costano un po' meno, però sono già finite. Vai, e andiamo a completare, vai Giulio, il nostro quarto giro sulla pista di Spagna.
è una pista che ci piace molto, piace molto anche alla Ferrari. Bisogna cercare sempre in ogni giro di migliorare. Comunque ragazzi, da Gran Turismo è tutto un altro gioco, eh? Che chiaramente sono due sport diversi. No, la ghiaia la lasciamo lì. La ghiaia l'abbiamo presa ieri sera con la mitica Giulia, della Giulia, e l'abbiamo presa con quel bel catocciotto di Ferrarina, bellissima per l'amor di Dio, ma che va più forte sul ghiaietto che in pista, soprattutto per frenare, eh. Tra l'altro stavo pensando, amici miei, non so se domani sera faccio Warzone o andiamo solo... Sì, un catorcetto. E l'ho comprata solo perché... A parte che le compro tutte, amica Giulia. Ma l'ho comprata perché ti avevo promesso che ti compravo l'Alfa Giulia. E quindi è stato più che altro un regalo per te. Ma diciamo che è un po' in mezzo. Un po' così, un po' così. Sì, è stato dal tuo compagno dietro di te è 11,9 secondi. Amica mia. Allora, vi dico la verità, il Gran Turismo posso giocarlo tranquillamente coi piedi scalzi, con le scarpe tuning, con le calze tuning. Questo qua mi sta facendo male i piedi, da quante cambiate devo fare? Non è mai detto l'ultima parola, eh? Diavolerie! Ma come metti il cambio manuale? C'ha il cambio manuale, amico! Non lo vedi? Guarda! Vedi che devo cambiare io? Ce l'ho il cambio manuale, frac! Assolutamente fantastico, davvero, ottimo lavoro. Ah! Cambio talmente bene, amico mio, che sembra il cambio quello finto. Ho cambiato talmente bene che sembra il cambio automatico. Il Gran Premio di Spagna con una vittoria eccezionale. No, ormai non lo uso più, amico mio, il cambio non manuale, Grande Charles Leclerc, questo è il pronostico della gara di Spagna, amici miei, in Spagna sarà così. Charles Leclerc vince. Grande Charles, bravo Frac, grandissimo. Competitività, sportività e grande Charles Leclerc. Grazie Giulio. La Ferrari torna a fare festa dopo. Diciamo che la vittoria di Charles Leclerc sul podio, ma è quella di Marco Grans nella realtà. Bravo Charles, ti voglio così. È quello di Spagna, sì. Sono andato a vedere apposta perché ho voluto fare il titolo bene e non fare una ciofegata. Quindi. Maggio disputata, 20-22 maggio GP Spagna, dopo arriverà il GP Monaco. Uno straordinario risultato di oggi, Charles Leclerc passa al comando della classifica. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore? Filippi, chi è stato? Charles Leclerc. Vediamo la partenza, che cosa è successo alla partenza. Lo spumante non se lo tira, no, lo spumante no, perché costa troppo. Ecco qui problematiche iniziali per il mitico Charles Leclerc. Monaco, tanta roba. Monaco è la pista che odio più in assoluto, però sì, tanta roba. Monaco non riesco ad andare, non so perché. La facciamo subito e ti dimostro che faccio veramente schifo a Monaco. Guarda che è...
Purtroppo non sono. Non riesco a capire per quale motivo Monaco faccia sempre una fatica boia. Forse saranno le gomme. Saranno le gomme. Io credo che sono le gomme. Allora, ragazzi, il replay e la grafica di Gran Turismo 7 se li mangia tutti. Quando prima i giochi sembravano belli, è arrivato Gran Turismo 7 e se li ha mangiati tutti. Diciamo che non è tutto sto granché il replay, ma si riesce già un po' a capire cosa è successo ai principi e agli inizi della gara. Inizi della gara, probabilmente Bottas mi ha sgonfiato le gomme davanti e c'è stato questo vedete questo sì Frac, Gran Turismo 7 è il top, sì davvero. Sicuramente sarà bellissimo anche Formula 1 2022, io l'ho già comprato, quindi sarà veramente fatto bene, perché per l'amor di Dio questo è di un anno fa, Poi Codemaster credo che da quando è stata comprata sta facendo magari anche un lavoro migliore, speriamo, nel senso che non è brutto, è bellissimo da giocare, i replay non sono granché. E fortunatamente hanno fatto le facce che sembrano facce reali, perché a volte era un disastro, I primi, finché stavi in macchina era una figata, dopo quando uscivi dalla macchina era un disastro proprio. Allora, facciamo un'altra garetta singola a Monaco, tanto per l'amico... Io magari lo comprerò perché amo la Formula, ma credo che si sia ma comunque migliore. Sì. Giulia, 11.000 Miticoin, usali amica mia, usali. Usiamo i Miticoin, ragazzi, farlo come certi... Charles Leclerc, ciao Leclerc! 10.200, ragazzi, avete più soldi di me, usateli questi soldi. Usate sti soldi. Breve. Sì, facciamola breve perché questa qua veramente credo di odiarla. Dinamico no. Usiamo sti Miticoin. Allora, vediamo un attimo se il mitico Marco Drowns Games ce la fa. A livello grafico così è molto bello, Cioè, non stavo dicendo quello, è nei replay che cala un po', perché a livello proprio di grafica così e grafica di gioco e anche loro è fatto veramente bene, Ok, ti dimostro che non è assolutamente la mia pista, amico mio. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Questa qua si fa in prima, mi sembra, eh? Brutto incidente, stai bene? Dimmi che sei tutto intero. Oh mio Dio! Sei serio? Dai. Cominciamo benissimo. Super preciso. Assolutamente. Forse è da seconda quella lì. Vediamo. Ma è partito da più indietro o sbaglio? Il pane con i Miticoin, bravissima. Sì, assolutamente sì, Giulia. Se tutto non bene, è una, è stato un brutto colpo. Per favore, l'altra. Confermaci che stai bene. Sì, che sto bene, ho scassato la macchina. Mio Dio. Ce l'ho fatta! Grandissimo Drum! Oh, Bottas, levati dai bar! No, vai tranquilla! Questa pista è come il Nürburgring, raga! Porca loca!
Oh, 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 messo anche la folle. Oh, vediamo un attimo. Devo riprendermi un po' il gioco, raga. Qui era anche dove il grande Schumacher aveva sbagliato, se vi ricordate. Quindi se ha sbagliato Schumacher, posso sbagliare anch'io. Oh! Stavo leggendo che non puoi comprare le banane con i Bitcoin e sono andato a sbattere. Ciao amici e amiche di Twitch. Ok, Marco Drums è già andato perché appena si rompe un filino... Oh! Stai bene, spegni il motore. Ma che spegni il motore, qui è da buttare, qui è da buttare tutto, ma che raga, qui è un disastro. Io un po' ve l'avevo detto che era un disastro, però poi voi non ci credete, è proprio una pista che non digerisco, eppure non è che sono così scarso, Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, ci divertiamo un po' con Formula 1, stavo dicendo Gran Turismo 7. Ciao amici di Twitch, grandi. Sai che cos'è? Perché in Formula 1 puoi anche lasciare sul piedino, qui devo praticamente togliere completamente il piede dall'acceleratore. Porca loca per leggere. Ho una coppia della D1. Eh sì. Ma poi anche il... Anche il... Qui non c'è né il True Force, non c'è niente praticamente. Quindi io ho abituato il volante di Formula 1 che mi porta. Qui praticamente non c'è nessun forcing. Bam! Cos'è successo? Dimmi se cos'è successo? Sto benissimo, grazie. Mi sono un po' arrabbiato perché non riesco a fare sta gara. Mi sono un po' arrabbiato. Certo che confermo l'uscita. Dai, proviamo l'ultima. Ma l'ultima, perché questa gara qua io di solito quando la devo fare la evito. Cosa vuole il mio amico Sharder? Sharderino, vieni a vedere la livettina. Mio Dio, Sharder ha fatto la livrea. Grazie amico mio, vieni in live amico, grazie, domani sera la vediamo insieme. Allora, diciamo che domani sera o farò Warzone da solo oppure, perché il mitico Morris si sta allenando per il campionato di sabato, che deve fare, oppure bellissima, me la sento stavolta. Me la sento che riusciamo a chiudere un giro, raga. Oppure facciamo Gran Turismo, Piterina. Non dirmi che Sainz mi rallenta, Gasly ha fatto il giro veloce. Ma ci rendiamo conto? Ciao amico mio, a dopo!
None. Niente, io a questa pista non ce la faccio proprio. Porca. No, no, non gira più. Ah! Ehi, stai bene? Spegni il motore e aspetta gli steward. È stato un brutto incidente. Oh, raga, ma ci sono io qui. Fa una testa da tutte le parti, raga. Ah, che piccolo disastro che è questa gara. Questa gara è un po' un disastro. Io invece, amici miei, farei la parte della storia con voi. Ma io sinceramente non farei neanche la gara, eh. Vi dico la verità. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Benissimo. Cellulare scarico. E vai. Invece volevo proprio farvi vedere. Ciao amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Oh, grazie TM Trio, grazie mille amico mio, grazie dell'iscrizione, thank you so much, grazie, grazie raga. Dai che andiamo a fare il breaking point, andiamo a farci il breaking point raga. Allora, Alfa Tauri, Aston Martin, Alfa Romeo, Haas o Williams Racing, chiaramente la Haas, no, chiaramente no, grazie, grazie Giulia, grazie, grazie amica mia, grazie TM, thank you per il follow, raga. Allora andiamo, e quando ci sarà il filmato io mi muto perché è bellissimo questa modalità ragazzi. Andiamo e si corre. Ok,
Ok, Aiden, stai andando alla grande. Rimani concentrato, sai già cosa fare. Ricevuto. Diciamo che questa è un Alfa Romeo. Non ti girare, amico mio. Allora, in prima non si deve mai mettere. Ciao Pippuzzo, ciao amico mio, come stai Pippuzzo? Stasera sto facendo Formula 1 a manetta, Pippuzzo, domani sera facciamo o Warzone o Gran Turismo 7, che voglio comprare un sacco di macchine. Voglio ricomprarmi la seconda Alfa 155, tanto perché la voglio ricomprare. E qui praticamente sta macchina non ci sta. Grazie, 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 tutto bene. Sono stanchissimo, ti dico la verità. E sto facendo un sacco di cavolate anche qua in Formula 1 perché sono stanco. Quindi puoi immaginare a fine live cosa salterà fuori. Tra l'altro sono su sta Alfa Romeo che non tiene una beata mazza da golf. Cioè, ero abituato le gare prima a farle con la Ferrari, e questa non tiene una sega. Grande Pippuzzo, guardalo, guardalo, bam mio. Ho notato che sei 89 secondo me. Grande Pippuzzo, 89, del 1989. Ok, hai perso. Io sono del 78, ragazzi. E il giorno 17 di questo mese festeggio il mio compleanno insieme a voi, in mega live. Sì, hai ragione Pippuzzo. Meno male che domani è venerdì, non ce la faccio più, io ho dovuto fare dei pezzi per Ferrovie dello Stato per i treni. Mamma mia ragazzi, che rottura in A304, in Aisi, in acciaio inossidabile 304, sono delle rotture di scatolette. Quindi non vedo l'ora di arrivare a casa a giocare, ma vi dico la verità, dopo sto tempo caldo ho questa macchina. Dai, ma l'ho appena toccato dentro. Cioè, ma poi non va niente sta macchina. Ma siamo seri, che siamo ottavi, ho dovuto andare contro le barriere per non prenderlo dentro. Quella manovra era irregolare, restituisci la posizione. Intanto si gira sto rottame. Non me lo ricordavo più. Sì. Allora. Mamma mia. Poi il problema sostanziale. Ok, Aiden, stai andando alla grande. Oh Marco, anche io facciamo testi per il mio. Oh, che figata, amico mio! Sei metalmeccanico anche tu? Torni, frese, centri di lavoro? Io faccio Tetra Pak, Ferrovie dello Stato, i raccordi che vanno per... è presente i cosi di... le cisterne che ci sono fuori gli ospedali? Dai! Madonna! Ma che rottame sto robo! Bella!
bella 5 assi. 5 assi e tanta roba, una gran bella rottura. Grande, grande Pipuzzo. Bella lì, siamo anche colleghi allora, oltre a essere colleghi di live. Bella lì, vedi? Lo fai sembrare facile. Lo fai sembrare facile, sto cavolo. Sta macchina è un cesso. È un rottamozzo, eh? È un bel rottamozzo questa macchina. Direi proprio di sì. Parlate di caldo? Penso proprio di sì, ragazzi. Poi Pipuzzo dovrebbe saperlo bene con... Madonna! Con le macchine utensili ci sono gli oli emulsionanti che sono belli tosterelli da respirarsi d'estate, eh? Adesso sei in seconda posizione. Noi usiamo, per fortuna, Pipuzzo, tu che sai di cosa sto parlando, il blazer, che è quello svizzero vegetale, quindi alla fine della fiera al massimo ci respiriamo le margherite. Questa è una birbantella. Oi 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 oi, scusate raga, non ho visto proprio la curva. Bisogna letteralmente stare attentissimi su questa macchina, eh? Ah, 3 ore al giorno è straordinario. Anche noi abbiamo un botto di lavoro, ma io mi rifiuto. Mezz'oretta, un'ora al massimo, non di più. Già un'ora mi massacra, dico la verità. Vabbè, amico mio Pipuzzo, ti arriveranno un sacco di soldini a pioggia proprio, a pioggia. No! Sì. Ne so qualcosa, ne so qualcosa. Io faccio ottone, che è assurdo l'ottone. E acciai inossidabili 303, 304, 316 con del titanio. Orca loca! E il ferro. Sì. Contratto metalmeccanico non è che siamo messi tanto bene, eh. Ma sì, alla sera noi veniamo qua, ci svaghiamo ragazzi, corriamo, guardiamo Marco Drums Games, solo alluminio, wow! Gli acciai sono... Ciao Charder, amico mio! Gli acciai... Oggi sto facendo dei pezzi in 304, amico mio, è una cosa incredibile, che se non stai attento, oltre lo sforzo che legge la macchina, ma se non sto attento ai rumori e al trucciolo mi si spaccano dentro i bareni, mi si spacca dentro al tucci. Ciao Charder, ciao amici miei, benvenuti a tutti, benvenuti alla live di Marco Drums, grandissimi, bella Charder, ha fatto la livrea ragazzi, io voglio farvi vedere la livrea ma non posso cambiare. Allora, più avanti, quando userò la chat, no, userò streamare con il gatto le live, riuscirò anche a cambiare gioco senza uscire dalla live. Invece adesso, se io esco per cambiare gioco da PlayStation, mi chiude la live, quindi è un casino adesso. Grande Charder! Mi ha fatto la livrea della Mazda, ragazzi. Charder, sai una cosa, amico mio? Sto leggendo nei gruppi che è fighissima e tanti usano la 155. Sai quella che hanno messo ancora in vendita? L'hanno messo
quella c'è ho comprato l'Alfa Giulia, l'ho comprata per l'amica Giulia. Marco Drans, incredibile, ha vinto. Guida fantastica. Guida fantastica. Sì, fai così. Sì, Shard, oh, wow. Va bene. Aveva già detto che il suo sogno sarebbe stato quello di correre per Ferrari in Formula 1. Sì. Speriamo che la gente giusta stia assistendo. Te è freddo, non è birra. Perché stiamo guidando, ragazzi, si guida responsabilmente. Aiden Jackson. Una gara eccellente e una vittoria fantastica per un grandissimo pilota. Senz'altro, dopo questo risultato Jackson sarà sulla bocca di tutti. E ovviamente nei pensieri di qualche team di Formula 1. Questo pilota ha un grandioso futuro davanti a sé. Stai tranquillo che ti buco le gomme io, Shard. Ti buco le gomme. Oh, conferenza stampa. Ora che hai fatto il salto in Formula 1, senza troppo stupore da parte di chi ha seguito la tua ascesa, come ci si sente a essere finalmente a un passo dalla tua prima gara? Se devo essere onesto, Will, ancora non ci credo. La scuderia mi ha dato un'opportunità davvero unica. Irripetibile, un sogno che diventa realtà. Quindi, per rispondere alla domanda, mi sento come un bimbo. Mi guardo intorno e sono circondato dai miei eroi, capisci? Mi sono dovuto dare un pizzicotto. Quindi, sì, mi sento un po' sopraffatto. Ma in pista, la velocità, il rumore, anche l'odore, non cambia. Spero la guida non ne risenta. Senti, ora vorrei farti una domanda su Casper Ackermann. Non ti spaventa l'idea di avere un pilota veterano come tuo primo compagno in Formula 1? Credi che funzionerà tra voi due? Ho sempre avuto grande ammirazione per Casper. Quando ero ragazzino crescevo con le sue immagini attaccate ai muri della mia stanza. Il sogno era essere Casper. Ma a quanto pare dovrò fargli da compagno. A me sta benissimo, eh? Imparerò dal migliore. Si sa... è un po' glielo del culo! Aiden... mi chiedevo se potessimo sapere la tua reazione circa i confronti che si stanno facendo tra te e un altro pilota di Formula 1. Proprio domani non gioca con te. Aveva fatto il balzo dalla Formula 2 alla Formula 1. Cosa ne pensi dei fan e della stampa che ti nominano il nuovo Devon Butler? Il nuovo Devon Butler? Per me va bene. Il vecchio non ci servirà più. Ragazzo, che sfida il vecchio. Ti piaci? Di cosa ti preoccupavi? Grazie. Te la caverai sicuramente. Domani ti buco le gomme, Shard. Formula 2. Facile. Hai capito, Shard, cosa ti ho detto? Non ti deluderò. No, dai, l'altra volta non hai giocato. Sì. Sì, assolutamente sì. E se mi buchi le gomme non gioco ancora. Così impari. No, dobbiamo giocare con la macchina nuova, con la livrea nuova, amico mio. Perché è una figata. È una figata la livrea che hai fatto. Ok. Oh, guarda, Devon Butler. Vediamo le mail. Titolo, siamo felici. Grandissimo, ce l'hai fatta. Avanziamo, avanziamo. C'era qualcuno che voleva parlare con me al telefono, però buca le gomme a Marco. Domani Giulia vieni a vedere la live e vedrai il pilota, il pilotino, quello disegnato, che gli buca le gomme al Sharder, al Sharderino.
anche perché è l'unico modo che può avere per vincere con Marco Grande. Oh raga, 9 giri rimasti, bella partenza, Aiden. Prova a aumentare il passo. Ricevuto. Dov'è Casper? È avanti, cerchiamo di colmare il distacco. Dai, 9 giri. Ah, idem. Ragazzi, domani sera abbiamo deciso, allora, adesso che facciamo Gran Turismo 7. Orca! Sono bellissime quelle icone duri. E il P10. La macchina va un po' dove vuole, dove vuole lei, eh? Sì, ma anche la Formula 1 è difficile anche superare anche in Formula 1, eh? Non solo in Gran Turismo. Non lasciano spazio, eh? Fai! Allora, le marce delle macchine di Formula 1 sono veloci, raga. Vedete? Sesta, settima già dentro. Casper è avanti di un paio di posizioni. Sì, amico mio. Quello l'ho comprato. L'ho comprato anche per giocare insieme a te, eh. Quindi speriamo che si possa fare le livree. Non credo, però sarebbe figo se ci facciamo il nostro team, eh. Qui si puoi fare il colore e mettere gli adesivi. Bravo, che già si trovano. Stai però avvicinando a Casper. Ben fatto. Vabbè, so correre, amico, eh. E non lo so, non ho sentito tanto di questo, eh. Magnifica qui al Gran Premio d'Australia, ma tutto è ancora da scoprire. Ben detto, Carlo, guarda quei due sono compagni. Guarda lì, ma si danno battaglia per la posizione. Pingila sta macchina, Lord. Hai Casper sta bene, sarà bene, si sta dirigendo ai box. Concentrati sulla gara. Ecco che arriva, sono certo che ci sarà da festeggiare oggi nel garage Alfa Romeo. È difficile determinare di chi sia stata la colpa, se Butler o Jackson, ma una cosa è certa, Ackerman non ne sarà affatto felice. Vero? Aiden Jackson non si sarebbe mai aspettato che la sua prima gara in Formula 1 sarebbe andata così. Staranno già discutendo. Che bordello. I danni sono minori. Come la senti, Aiden? Bene, l'auto è ok. Vedi fin dove puoi spingerti. Capito. Stai creando una certa distanza tra te e il pilota alle tue spalle. Ciao Manuel! Come stai, amico mio? Stasera mega Formula 1! Magari.
Ok. Il Formula 1? No, no, no. Ho comprato il Day One, ci ho giocato e ho fatto un sacco di live tutta la carriera, tutto il Breaking Point, tutto quanto. Ho fatto un sacco di gare, anche la carriera insieme a Kevin. Questo ha un anno, però ho già comprato il Formula 1 2022, quindi tra un paio di mesi possiamo giocare a quello nuovo, eh. Porca loca! No! Ce lo sto giocando adesso perché ho visto che l'altra volta quando ci ho giocato alla gara di Miami erano entrati un sacco di amici e anche poi hanno visto in 202 la replica. Eh sì, Shard. Anche perché non so se il mitico Kevin lo compra anche lui, ma dobbiamo farlo assolutamente. Speriamo solo che piaccia ai nostri amici, che piaccia alla gente, perché comunque lo alterniamo a Gran Turismo, eh? Quindi spero che abbia il force feedback, quello nuovo, perché qua non ha assolutamente niente, ed è arrivare dal Gran Turismo a questo è un po' un casino, vi dico la verità, senza force feedback e senza il true force, eh? Del volante. È andata a camminare. Era andata a camminare con Olivia, ma Olivia l'ho vista qua di fianco a me che se la dorme. Quindi penso che anche a Olivia gli ha tirato il pacco, eh. Me l'aveva detto anche a me, però gli ho detto che devo fare la live. Adesso sei nella top 10, continua così. Ci sono delle amiche in stradina che la sera vanno a farsi la passeggiata. Non credo. Io non credo, primo. Però è come dice sempre Marco Drums Games, mai mollare. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Ma commetterei anch'io. Per altri 5 però. Giri. No, no, no! Troppo, troppo, devo scalare un po' lì. Non lo so Giulia, sinceramente non scommetterei su me stesso. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, i miei amici, amici di Marco Dra. E se non siete iscritti iscrivetevi al canale, amici miei. Portiamo Formula 1, portiamo Gran Turismo. Ok, il distacco è. Portiamo Warzone. 5 secondi. Dopo volevo chiedere a voi amici. Ciao Frank, mitico! Volevo chiedere a voi amici se vi può piacere se portiamo una sera a settimana il gioco quello dei vampiri, Blood Hunt, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Si dorme poi. Ma è bellissimo, eh. È un battle royale coi vampiri. Ho fatto un paio di live, credo, o una sola su YouTube. Sì, sì, sì. È fatto benissimo, è un battle royale, quindi in teoria è pure gratuito.
si potrebbe anche scaricare e giocare insieme. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 22,3 secondi. Grande, grande, grande Frac, studia, studia e rimani con noi, senti tutte le stupidate che diciamo. Assolutamente no. Tutte cose serie. Mancano due giri. Ma questa modalità serve un po' che è tipo campagna e serve anche un po' imparare il distacco dalla vettura che ti precede è 4,5 secondi. Oi oi oi. Ciao Zane Boy, grandissimo Zane. Ok, il distacco da quella dietro è 4,3 secondi. E se una sera, amici miei, giochiamo a farmi il simulator, cosa ne dite voi? Mieti trebbie, campi, trattori. Scusami, bellino? Sì, ma Leclerc, non è che puoi andare... Soli due giri. Guarda, guardalo! Sei all'ultimo giro. Guarda, guarda Leclerc! Ciao, amore mio! Oh, Sainz! Sei un pazzo! Sì, non si può qua! Vediamo se riusciamo a superarlo! Pulito! Ce l'ho ancora sul fianco! Splendido, bella mossa! Ho una fattoria incredibile ragazzi, con i trattori, posso farvi vedere tutte le varie macchine del gioco. Però mi dovete dire voi se vi può interessare vedere il Farming Simulator con tutte le macchine. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Prendi la gomma e portala a casa, mi ha detto. Questo qui è un po' matto. È stato
stata una bella gara oggi tra le strade di Melbourne. È un po' matto, prendi la gomma e portala a casa. Che significato ha prendi la gomma e portala a casa? Una gara davvero strabiliante qui in Australia, ci siamo divertiti, Luca. Le scuderie di fascia alta, come sempre, sono in continuo miglioramento. Ma sono curioso riguardo Alfa Romeo e il nuovo arrivato Hayden Jackson. Riuscirà ad ambientarsi? Soprattutto dopo l'incidente con il suo compagno. Insieme non è male. Ma ce l'hai Farming? Abbiamo visto nascere rivalità. Shard, ce l'hai anche tu Farming Simulator 22? Un po' di dramma la stagione 2020 di sicuro non li deluderà. Aspetto la tua risposta. C'è anche azienda agricola poi tra l'altro che possiamo... Ah, bella Sharder. Bella Sharder. Una grande emozione. Grazie, 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 anche se c'è Hamilton e non c'è Marco Drums Games, in primis, non c'è proprio sul podio, eh. Comunque Sharder, ti avevo mandato le foto. Beh, sai che non mi ricordo nulla. C'è la Alfa 155... e anche la Supra, se non l'hai comprata, Sharder. Bisogna fare la livrea per la 155, mi sa. Che magari la possiamo usare. Baso, grazie Baso. Ok, grazie Baso. Grazie Baso che mi hai seguito. Allora, Australia, Gran Premio d'Australia, l'abbiamo fatto. Oh, grande Sharder. Senti, non so cosa sia successo. Non è colpa mia. Di chi era colpa allora? Chi era l'idiota alla guida della tua auto? Eh? Patetico. Non ammetti nemmeno i tuoi errori. Io... Non meriti di guidare. Oh, Butler. Devon, non ti ho visto arrivare. Ehi, che è successo oggi? Mi hai quasi fatto fuori, amico. Senti, non lo so, ma... mi hai tagliato la strada, ho provato, ma Casper era lì. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale! Non ti allargare. Qualsiasi cosa fosse, sei stato tu. Passarmi la patata bollente solo perché sei nuovo. Scusa, Aiden, un attimo di pazienza. Va bene. Credo che questo sia il tipico caso di errore da... L'Alfa vecchia non è un granché, eh? Sono un po' diverse da quelle a cui Aiden è abituato in Formula 1. Sembra che tu ti sia abituato subito alla Formula 1. Che consiglia Jackson per la sua prima stagione? Beh, prima di tutto di starmi lontano. Secondo, non prenderei l'abitudine di speronare il proprio compagno di scuderia. Ci siamo quasi, controlliamo i livelli audio. Ah, certo. Davvero, Casper si starà chiedendo cosa abbia spinto Alfa Romeo ad ingaggiarlo. Fantastico, grazie Devon. Già. Va bene, parliamo dell'incidente con il... Allora, diverbio in casa Alfa Romeo. Sì, ma sono stato poco attivo, scrollo proprio dal sonno. Buon proseguimento. Ciao Lord, ciao amico mio. Sentiamo la telefonata. Dimmi tutto, stai bene? Sì, tutto ok. Ascolta, quello che è successo ieri. Avevo tutto sotto controllo. Non ricominciamo, ok? Ne parleremo quando faremo rapporto. Ok, d'accordo. Stavo invece parlando del tuo incontro nel paddock con Casper e Butler. Oh, wow. Buonanotte, Giulia. Sai di già? Il paddock parla, Aiden. D'altronde ho l'orecchio fine io. Senti, Butler è un pagliaccio. Il suo ego è grande come... Beh, non mi viene in mente niente in questo momento, ma... Notte, amici. Buonanotte, a domani. Grazie, Brian. Casper, invece... Sì, può essere scorbutico, soprattutto dopo una gara, ma... devi collaborare con lui. Quella mossa oggi in pista... Non è stata colpa mia, Brian. Ci è costata punti. Sarò schietto. Molte persone nel team sono contrariate, Aiden.
E lo stesso vale per Casper. Ora ti chiedo di imparare da questo errore e andare avanti. Ci vediamo al debrief. Ti ho scritto su WhatsApp. No, su Messenger. Aide, siamo felicissimi che ti sei riuscito. Sei felicissimo che gli hai dato una bella sportellata al vecchio e ce l'hai fatta, eh? Ricompense, vediamo le ricompense. Belle ricompensozze. Dai, dai, andiamo avanti. Ciao amici e amiche di Twitch. Benvenuti ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi immediatamente amici, eh. Oh, che bello, tutti i cavi che tirano, eh. Ok. Bella lì, raga. Dai, andiamo avanti. La gara continua qui in Cina. Sembra che questo sia diventato il tracciato preferito per il debuttante. Alex Albon, ricorderete, fece una gara magistrale l'anno scorso e sembra che Aiden Jackson sia intento a continuare la tradizione. Esatto, questo giovane pilota dimostra delle abilità promettenti. Ed eccolo lì Ackerman che si avvicina al suo compagno. Chissà cosa succederà adesso, del paddock non si può altro che parlare di loro due. Aia! Aia! Distacco dall'auto dietro, 4,1 secondi. L'auto sta bene, Aiden. Vedi se riesci a riprendere qualche posizione. Cosa dai, proviamo. Puoi recuperare, Aiden. Non va bene. Non va affatto. Che botta, bene. Che botta, Shard. C'è una rivalità in casa Alfa Romeo qua. Però dobbiamo recuperare. Allora, io la pista... Sì. Assolutamente, anch'io. Però sai, è il ragazzino, giovane, appena arrivato, contro il Hamilton di turno, no? Questa è Abu Dhabi, se non sbaglio, eh? Hai registrato il miglior tempo, continua così. Sai cosa, Charger, possiamo magari sabato mattina o pome provare a vedere di giocare a Farming, vedere se riusciamo a trovarci nella mia fattoria e vedere di fare la live, perché ci starebbe dentro secondo me. Ma va che scemunito! Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Levati! Ok, tu cosa devi fare nella tua fattoria? Riesci a spiegarmelo? Che sorpasso. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ok, ci sto. Quindi arare, seminare, sassi.
questi scemoniti che vi fanno sta roba. Ciao Albon. Va tipo di fianco, eh. Nella top 10. Top 10. Leo, vai a aprire la mamma. Leo, vai a aprire la mamma, la porta giù. Perché sbatti i piedi? Dai che riprendiamo la scia. Oh! Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Come tre giri? Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 3,1 secondi. Allora, amici miei, diciamo... Cordo l'otto, eh. Vettel, Vettel. Caspita, ragazzi. Andiamo a prendere Stroll e poi Charles Leclerc. Vai, vai, vai. Andiamo così, amico mio. Senza sbagliare. Oh! No! No! L'ho appena detto! L'ho appena detto, amico mio! Le gomme sono andate. Ciao amici e amiche di Twitch. Benvenuti ragazzi e ragazze. Stanno andando le gomme. Ciao Mike, amico mio! Stiamo correndo con la Alfa Romeo. Come stai Mike? Tutto bene? Andiamo a prendere Stroll. Le gomme non tengono. Ti ho dato un colpetto, Stroll.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Stai calmo. Tutto bene, perfetto. Bene, bene, grazie. Sono solo stanchissimo. Questi primi caldi qua in officina meccanica è una cosa incredibile, perché con le macchine che scaldano, l'olio che esce, sono veramente stanco, sai? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi! Non riusciamo ad andare a prenderli più di così. La vettura di fronte ha 2 secondi di vantaggio, prova ad accorciare le distanze. Dai che forse prendiamo Leclerc. Ma ancora. Ah no! Ma c'era impostato il volante a destra. No! Guarda, va. Ma che scemonito, ma dai. Ma puoi farmi riprendere da qua? Vabbè. Cioè, c'era il volante storto, è andato a sbattere. Dai che ce la facciamo, che sa 2 secondi sto scemonito. Bisogna andare col piede di velluto. Ma è la fine. Sei all'ultimo giro. No! 5 secondi. Devo correre fortissimo, Prime, allora. Devo dargli paga sto Charles. 5 secondi è tanta roba, 1, 2, 3, 4, 5. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue. Gli rifili qualche secondo a giro. Dai che ci freghiamo Charles. Dai che glielo diamo, Marco Drams secondo me riesce a dargli 5 secondi a Leclerc in giro con l'Alfa Romeo, sicuro. Vediamo quanti secondi ne siamo. Da Leclerc 2. Dai, 3. No, 2.8. O faccio questo. Mettiamo in terza che è meglio, perché il secondo si gira il successo. No! Non ce l'ho fatta da 5, sono dopo Leclerc. Attenzione alla macchina mentre entri. Sono dopo l'amico Leclerc. Beh, siamo davvero sorpresi, per la seconda volta i piloti dell'Alfa Romeo si sono scontrati. Peccato Mike, hai ragione. Domani sera Gran Turismo Mike, un mitico Sharder e le livree nuove. E attenzione, grande Sunny Boy, Gian e Sharder. E vogliamo fare in programmazione anche Blood Hunt, che è un gioco di vampiri, Battle Royale, Warzone, ovviamente, Formula 1 e Gran Turismo, storia come al solito. Assolutamente sì, grandissimo Mike, grande. E voglio giocare con te anche a Call of Duty, anche se non c'è il grandissimo Morris, eh. Quindi quando vuoi giocare con me lo fai sapere che ci facciamo una partitozza. Anche se effettivamente a Warzone non sono proprio tutto sto granché, ma io vengo dietro e vi rianimo, quindi insomma la mia utilità ce l'ho. Grandissimo Morris, stanco stasera, sta cercando di fare il torneo, quindi grande Morris. E tanta roba ragazzi. E voglio portare anche il fortissimo e grandissimo stanno parlando, aspetta, dopo te lo dico Mike. Casper, grande Michele, cos'è stato? Era indiavolato, indiavolato, arrabbiatissimo. Così potevamo finire entrambi contro la barriera. Ah, chi gliene frega? Andiamo.
siamo, amico. Devo telefonare. Oh, bello. Ackerman. Ehi, venite a vedere il dinamico duo. Stanno litigando ancora. Pianta, non hai niente di meglio da fare. Però no. E perché dovrei perdermi tutto questo? È fortissimo. Mi sembrate due personaggi in una brutta situazione. Volevano firmasse Ricciardo. Grazie mille, Mike, che ti posso taggare. Chiedici. Così mi fai pubblicità. Grande, grande, grande. Sei un grande, 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 Michele. Grazie, grazie. Ok. E anche Ackerman. Già, avresti dovuto sentirlo. Avrebbe potuto parlare con chiunque. Ma sicuramente non voleva uno. Vogliamo portare... Sabato abbiamo il torneo col Morris. Sì, amico mio. Voglio vedere il torneo. Ma ascoltami, amico mio, ma siete in live, vero? Vero, Mike? Siete in live? Hai visto in che modo ti guardo? Dimmi di sì. Dimmi di sì, perché vi voglio vedere. E se sono anch'io in live, vi faccio pubblicità e vi guardo mentre faccio la live. Lo vuoi un consiglio? Provagli che sbaglio. Buona fortuna, mi raccomando, impegno. Non so perché dal vivo. Caspita, Mike! Fammi sapere, o anche chiedigli a Morris, tanto domani tu devi giocare con lui, mi piacerebbe vederla sinceramente, Ehi, ma... Vabbè, digli al grandissimo Maurizio di farla col cellulare. Pensavo di chiamarti. E perché? Per dirti col cellulare. Ben fatto, come sempre. Oh, ok. Ho visto cos'è successo con Casper. Non ci credo che non è stato penalizzato, tu stai bene? Sì, sto bene. Casper cosa ha detto a riguardo? Niente, non mi parla. Allora continua a provarci, no? Chiarisci, è molto importante. Ricorda cosa diceva sempre la nonna. Bravo, fagliela fare su Instagram, grandissimo, Mike. Che combatti con più tenacia. Non so se hai visto cosa mi ha fatto, che gran regalo che mi ha fatto l'altro giorno il mitico Maurizio e Morris. Mi ha portato la sua gente di Instagram sul mio canale. Infatti ho avuto un botto di visualizzazioni e un botto di gente. È stata veramente una gran sorpresa, l'ho ringraziato tantissimo, ringrazio la vostra community di Morris e comunque di Call of Duty. È stata veramente una figata. Però spero che arrivino ancora quei numeri, perché sto vedendo che ieri sera c'era la partita, la potevo capire, stasera c'è entrata poca gente. Non so se è per il Formula 1. Ah, grande! C'era troppa gente, è andato insieme tutto. Sai che è arrivato tipo il giorno dopo il bollettino, Mike? Bellissimo. Siete stati grandissimi, sì. Ero emozionato, ti dico la verità. E vorrei emozionarmi altre volte, ecco, insomma. Lewis Hamilton parte dalla pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Infatti vi nomino sempre per avere la vostra un po' di spunto, perché voi siete già conosciuti, siete fighissimi, siete bravi e avete la vostra community già bella fighissima e voglio anch'io entrare insieme a voi, visto che già giochiamo insieme. Ma dobbiamo giocare insieme, Mike, è un po' di tempo che non ci giochiamo più insieme io e te, non mi piace, nel senso, non è che non mi piace, so che avete impegni e avete tornei e l'ultima cosa da fare è giocare con il grande Marco Trans Games, ma ragazzi, Marco Trans, è sempre un piacere giocare con voi. Oh, urca. Allora, facciamo questo, amici miei, e ci salutiamo, Bam! Bellissima! Partenza sul muretto! Eh sì, amico mio, bisogna giocare! Oh! All'andata! No, dai, raga, aspettate, va bene tutto, ma... Sì, dobbiamo giocare, Mike, è troppo divertente! Con te, con i tuoi amici, con Morris... Ottima partenza, direi! Grande, grande Marco Trans, come su Warzone, il primo a morire. Frizione, mollo la frizione, seconda, e Charder subito sul muretto, bellissima. Però nella realtà non c'è il flash. Oh, due sorpassi. Devi cedere quella posizione, no. Hai eseguito un sorpasso irregolare. Ma come fa un povero Marco Drums Games? Come fa un povero Marco Drums Games a recuperare se mi fanno girare? Ma io non lo so, ragazzi. Oggi possiamo recuperare. E niente.
una gara pulita, mi sta dicendo il tipo qua alla radio, ma la gara pulita la devono fare anche gli altri, eh? Non è che la deve fare solo Marco Drums Games Channel. Cioè, ok, non posso superarti, porca lochissima. Va, va, va. vabbè, dai, va. Si potrebbe anche fare. Dici che si sono accorti? Secondo me non si sono accorti. Anche adesso è un po' dubbio, perché insomma, i cordoli... Ah, questa è la Francia, me la ricordo la Francia. Oh! Al francese Leclerc. C'è una nuova strategia disponibile sul DNF. DNF. Charder, Oh! Ricciardino, Ricciardino, Ino, piccolino. Tu mi sorpassi e poi mi freni davanti, eh? Vuoi proprio che mi spacco l'alettone? Sono proprio bastardi, sti qua. Lo fanno apposta, secondo me. Questa si fa a fuoco. Guardali, guardali. Si stanno... guarda, guarda. Ma vedi che... Cacchio di balordi. Oh, oh, oh. Anche questo, secondo me, era un po' in dubbio, eh. Io farei ricorso al VAR. È che Marco Drans... A fretta, a fretta, a fretta. Oh, me lo ricordo questo qui. C'è un bel curvozzo. E una bella... Devo stare molto attento, perché è un attimo qua a girarsi. Giro per più veloce Lewis Hamilton. Calcolando che la stagione era scorsa, quindi Lewis Hamilton ha perso. capito? Sì, sì, no, Francia è velocissima, velocissima. Tra l'altro, ragazzi, ho fatto, nomino sempre un sacco di amici, anche che magari non mi conoscono, sui miei post di Instagram, e ho visto i mitici Kulesh, la parte della sim racing, che mi mettono sempre il mi piace e mi hanno postato un paio di volte la loro roba. Anche GT7 Showcase, fotografi, GT7 Official e altre robe. Figata, figata assurda, eh. D'altronde bisogna cercare di portare più gente possibile sul canale, che le live diventano più fighe, come l'altra sera che eravamo in tantissimi. Comincio a parlare come una macchinetta. Ok, bel sorpasso. Grazie. Il meccanico mi ha detto bel sorpasso, ragazzi. Oh, oh, oh. E questo mi dici che è stato un bel sorpasso meccanico o mi dici che l'ho buttato un po' fuori? Dimmi tu, perché io a sto punto... Possiamo usare il DRS, DRS disponibile. Ah, caspita, caspita, amico mio. Ma non ci fa giocare insieme, no, eh? Lo so, PS5 è tanta roba. Guarda, io sapevo che c'era questo casino di console, mentre tanti dicevano che era tutta una presa in giro perché volevano fare i preordini e tutto. Ah, che peccato, che stupidata questa qua, eh. Allora io... si vede poi che nel server non l'hanno ancora messo sta roba. Perché io il giorno in cui hanno detto PlayStation 5 sono andato dal mio negozio di fiducia, dal mio negoziante di fiducia, che è un mio amico, e gli ho detto: ascolta, io ti do 500 euro così a prescindere e fammi arrivare la console. Anche se non si sapeva. Ah, forse è bellissimo.
Io sono fan e niente, no, ti stavo dicendo, poi ti dico la cosa di forza. E niente, sono andato là quando non si sapeva prezzo, date di uscita né niente, gli avevo già dato 500 euro, perché tanto sapevo che bene o male era 500 e se era magari meno, comunque mi compravo giochi, mi facevo ricariche, quindi non avrei perso i miei soldi. E lui mi diceva, ma tu sei matto, ma cosa mi devi fare, tanto non c'è neanche il preordine né niente. Ho detto, sì, infatti, io te li do 6 mesi prima, perché il giorno in cui apriranno il preordine, una è mia assolutamente, non ne poteva darti di una. E così è stato fatto, anche per Series X. Se no, non avevo nessuna delle due neanch'io, perché come poi si è visto, troppa gente che la voleva e pochissima produzione. Correre da soli è piacevole a volte, senza avere lo stress degli altri, anche se all'inizio di questa gara ho tamponato un po' di gente, e non è che si poteva fare, però fa niente. Caspita, amico mio. Allora, mi dispiace che il mercato del lavoro, purtroppo, ti devo dire la verità, è un disastro, un disastro. Qui ridiamo, scherziamo, cazzeggiamo, ma noi, non sai, nelle mie live non voglio portare mai la vita reale, perché poi dopo ci deprimiamo anche la sera quando dobbiamo divertirci. E invece mio cugino, che è davanti a casa mia, lo sta facendo di mestiere, quindi io ti dico, tu sei bravo, sei simpatico, sei bravo anche proprio a giocare, e ti dico la verità, potresti proprio buttarti di brutto. Il distacco dal tuo compagno di squadra. Io ho visto che 17,8 secondi. L'unica sfiga è che per fare le cose fatte bene comunque ci vuole un bel investimento, un bel PC, Streamlabs, OBS, scheda digitalizzatrice se fai da Xbox o da PlayStation, e il PC, comunque col PC da gaming uno praticamente ci può lavorare. E ho visto mio cugino tra sponsor, collaborazioni, gente che ti fa provare, giochi gratuiti, e si è fatto una bella comunità. Sì. Però è un casino, eh. Sì. Allora, diciamo, io sono da poco dentro questo mondo, nel senso, amico mio, io ne so tanto fino a 10 anni fa, perché dopo, da 10 anni fa, sono uscito dal mondo della musica, quindi sinceramente adesso non saprei neanche dirti neanche lì com'è. Ho fatto 30 anni di musica, quindi sapevo vita, morte e miracoli di musica, di concerti, di televisioni, di studi di registrazione, EMI e tutti i vari cazzi che avevamo fatto una volta, che mio papà suonava con Porto Fortezza tanti anni fa. E quindi sapevo tanto di questo mondo, sinceramente ne so poco. Sto incominciando adesso, mi sta piacendo perché mi piace tantissimo. Ciao amici di Twitch e amiche di Twitch. E non streamavo, caspita. Allora ti dico, mio cugino 7-8 anni che lo fa, e lo fa proprio di mestiere. E ha il suo bel seguito, le sue 100 persone al giorno che lo vanno a vedere, gli abbonamenti, e tante belle cosettine, i PC, le ditte che gli danno i componenti gratis per far bene le live e tutte queste cose. Però bisogna entrare nel giro giusto, e il giro giusto è il giro di conoscenze. Bisogna sempre essere onesti, mai prendere in giro nessuno, da quello che penso io. Beh, quello ci sta. Allora, diciamo che se vuoi farlo a livello professionistico, come stai facendo con il grandissimo Morris, ci sta tutto, è bellissima la situazione, ma devi anche streamare, secondo me. Devi farti il tuo bel canalozzo, che comunque c'hai
ciao, ciao amico mio, mi spiace perché finivamo i sei giri, poi andiamo a Nanna tutti, va bene Charles, dai, ci vediamo domani sera. Stammi bene amico mio. Diciamo che Miki... per avere più introiti, per farti conoscere di più, io da, come ti stavo dicendo, non addetto ai lavori, credo che ci voglia anche la... Ciao, ciao, Charles, ciao amico mio, domani sera Gran Turismo, eh? Domani sera mi fai vedere nuove livree, ciao, 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 notte. Ci vuole anche una bella fanbase e ci vuole anche lo streaming, secondo me. Allora ti fai streaming e il gioco serio, in più fai anche lo streaming come quando giochi con me, che ridiamo, scherziamo, che piace a tutti vedere le live così, ti fai un bel mix e secondo me viene fuori un bel mestiere, ecco. Poi chiaramente, amico mio, non c'è il manuale che ti dice fai così e ti entra tot soldi o tot cose o tot gente che ti viene a vedere. Io lo faccio solo esclusivamente perché mi piace giocare, perché conosco un sacco di gente figa come te, come Lord, come Shard, come tantissimi. Ah, devo far la benza! Ciao amici e amiche di Twitch, dovevo far benzina e invece ho tirato dritto. Benissimo. Sì, sì. Allora, io ho cominciato su YouTube, da quando ho la PlayStation, ok? Facevo tutto di lì, video, che comunque faccio un sacco di video, un sacco di roba. YouTube è figo anche lui. Però sinceramente per cominciare a monetizzare qualcosa, 1000 iscritti è tanta roba. Casper nei box. È tanta roba, si fa una bella fatica. E Twitch ho incominciato a streamare da Gran Turismo 7 e ho avuto dei risultati incredibili da subito. 232 persone arrivate da me, live con un bel po' di gente. Poi grazie all'amico Morris e il grandissimo Maurizio, il boost dell'altro giorno ha fatto un salto incredibile il canale, 280 iscritti, 368 persone in live, bellissimo. Spero di rifarlo ancora questa cosa fantastica. Avere ancora un aiuto dei miei amici. Ma comunque... l'importante è che io mi diverto a giocare, voi vi divertite a stare insieme a me che chiacchieriamo mentre giochiamo. No raga, io devo entrare, se no mi sa che non posso più far benzina e finisco la gara senza benzina. Caspita raga, e anche qui per dire, no, grandissimi ragazzi e ragazze che siete entrati, iscrivetevi al canale, se non vi siete ancora iscritti, grazie mille, e scrivetemi in chat così vi saluto, ragazzi. E anche qui io dovrei fare un upgrade non indifferente di volante col Fanatec, il GD Pro, ma sinceramente sono costi belli importanti. E quando uno ha una famiglia, ragazzi, col pellet per scaldarsi che è andato quasi al doppio a sacchetto, c'è poco da comprare il volante nuovo. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Tu pensa, amico mio, che Morris è entrato, credo che era lui proprio, era entrato una sera... è entrato dentro, si è iscritto al mio canale, ciao Marco di qua di là, e niente, io tranquillo come saluto tutti, l'ho salutato e vengo a vedere la tua live perché è divertente, sei divertente, io grazie mille, grazie, no?
E niente, praticamente è andata così, no? Dopo ho fatto amicizia con Maurizio, che è fantastico. Ridiamo, scherziamo su WhatsApp e tutto. Poi mi fa vedere i suoi mitici panini, pizze, cose veramente incredibili che me le sogno anche di notte, sinceramente. E niente. E poi ci piace giocare insieme, perché vedi che giochiamo proprio bene con Morris, ridiamo, scherziamo, lui si diverte, riusciamo a fare delle belle live anche divertenti. E niente. E poi mi ha dato il boost l'altra sera, che io lo ringrazio tantissimo, ho ringraziato anche la community su Instagram. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Ok, dai, che andiamo a finire la gara. E lui ha un sacco di conoscenze e Morris è veramente bravo, ragazzi. Io ho visto la live l'altra sera, caspita, io non riesco a stargli dietro come va veloce, eh. Diciamo, Michele, che il torneo che vi fanno fare sabato non è proprio a livello regole il top, eh? Mi stava spiegando, però vabbè. Voi siete bravi. Trovate il terzo in gamba che vi dà una mano, eh? Come farebbe il vostro amico Marco Drums Games, che vi rianima e vi e si imbosca in un angolino, così voi potete tornare se per caso qualcuno vi ammazza, Il mio consiglio è quello lì. Allora, Francia è molto bella come pista, eh. Dopo, settimana prossima, continuiamo, amici miei, in Formula 1 con questa avventura del Breaking Point. Abbiamo carburante sufficienza per altri 5 giri. E poi sicuramente si potrebbe andare anche online, eh. Potrebbe anche andare online, sinceramente. Sinceramente, secondo me sì, secondo me sì, Miki, perché caspita, mi ha detto 3-4 regole, poi sinceramente non me le ha dette tutte, perché anche io devo andare a lavorare, lui deve andare a lavorare, il mitico Maurizio, ma mi ha detto 3-4 cose che voi dovete partire dal livello base con l'account senza armi, senza niente. Vabbè, il distacco da quella dietro è 21,0 secondi. È tosto così, eh. Le vostre armi non fanno danno. Va bene la bravura, va bene tutto quello che volete, ma boh. Allora, l'importante è che se non andate live, digli al mitico Maurizio di fare una live Instagram, col cellulare, così posso vedervi, o una live su Twitch, che sarebbe ancora meglio, perché le live su Instagram non so neanche come si fanno a vedere. Dopo glielo dico anch'io. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Siamo alla fine, mancano 2 giretti, finiamo il Breaking Point, siamo arrivati alla gara di Francia, dopo la continueremo settimana prossima. Sto prendendo un po' la mano, perché passare dal Gran Turismo è una bella botta, eh? È bello differente, ragazzi, però diciamo che qui il casino vero è proprio infatti abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Capitano a volte le partite. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti a Marco Drums Games Formula 1. Domani andiamo con Gran Turismo, vi aspetto alle ore 9, 9 di sera, Gran Turismo, livree nuove del mitico Shader Design, che fa a Marco Drums Racing Team, e vi aspetto. C'è anche la mega live, credo, del mitico Morris e Mike, Michele che è qui, seguite il suo canale, ragazzi, seguite il canale di Morris, e la vediamo insieme mentre noi corriamo Gran Turismo, perché ragazzi, loro sono veramente bravi. Qui il grande Marco Drums Games, che il grande Marco Drums Games sono io, mi auto faccio pubblicità, sono molto simpatico, ma per il resto spero almeno
che sono simpatico per voi, ma per il resto insomma me la cavo di più nei giochi di macchina ultimamente. Una volta che ero un po' più giovane, con i riflessi un po' più pronti, me la cavavo anche di più nei giochi di sparatutto, eh. Mi piacciono tantissimo, mi piacciono tutti i giochi. Ah, ti stavo dicendo prima, Mike, della Xbox, anch'io ho preso la Series X col pass, è fantastica, Forza Horizon è bellissimo. Ho problemi a streamare con quella console perché, come sapete, PlayStation 5 è integrato nel sistema operativo sia Twitch che YouTube, invece Xbox Series X ha solo Twitch in beta, quindi è un po' un casino streamare dalla Series X. E ho comprato la scheda Elgato, però purtroppo credo che sia il mio PC portatile, anche se ha solo un anno di vita, è un i7 che non ce la fa star lì dietro, e lì c'è poco da fare, nel senso che... E allora anche Forza Motorsport 7, sì, assolutamente sì, sono rimasto deluso, la console è potentissima, è perfetta, il coso che non mi ricordo mai come si chiama, che il gioco lo interrompi e ritorni quando vuoi dallo stesso punto, tutto è bellissimo, è velocissima. Il pass è stupendo e mi sono cadute le braccia quando sono dovuto andare a streamare. È veramente indietro anni luce, ma rispetto da tutto, forse è anche più evoluta la Nintendo, sinceramente. Quindi, e quindi è per quello che sto facendo un po' fatica a streamare. Preferisco portare i video invece che fare le live su YouTube, che ho 1400 video, e a volte anche se il gioco è nel pass me lo ricompro lo stesso su PlayStation, così posso streamarlo. È una cosa assurda, ma purtroppo è la realtà. Marco Drano se la fa. Allora Mike, Michele, è stato veramente un piacere parlare con te, mi raccomando domani sera impegnati, ok? Spaccate tutto, trovate l'altro ragazzo in gamba, se fate la live io vi guardo, e appena è un attimo di tempo, una sera che non faccio, me lo scrivi in privato, ci scrivi su Instagram, e facciamo una bella partitella quando siete esenti da eventi che dovete allenarvi seriamente, io, te e Morris, che mi farebbe davvero davvero piacere, ok? Grazie mille, mi raccomando, metti in pratica i consigli di Marco Drums Games, che lui c'ha sempre ragione. Streama, fai live, fatti conoscere, che poi parliamo col mitico Maurizio, un bel boost, far entrare un po' anche gli amici della community di Morris, che sono grandissimi, sono bravissimi, sono fichissimi, così magari una serata che facciamo dà un po' il boost a tutti quanti, insomma, dai, un bel boost di gente che è entrata, si iscrive. Bella community, bellissima. Vediamo cosa ci dice il nostro Aiden. Beh, insomma, dai, non è che ti ho consigliato chissà che gran robe. Stavo scherzando. No, dai. Grandissimo, Michele. Dai, voglio veramente giocare con te, Morris. Chiaro, non vi rompere le scatole, perché so che quando ci avete i tornei, ragazzi, la cosa importante sono i tornei, non di certo giocare con Marco Dransky, però ci divertiamo un botto insieme, eh? E comunque fate anche esperienza. Questo qui sta facendo un'intervista, sì, io sono il più bravo del mondo, io sono un grande, bla bla bla, non posso commentare, aspetta cazzo, non importa, bla bla bla, non posso commentare, no comment, Marco Drums dice no comment, fatti li cazzi tua, ecco. Grazie per il tuo tempo. Grazie, non ti ho detto niente, le facce sono un po' fatte, un po' a cavolo, vabbè. Abbiamo finito il Gran Premio di Francia, Breaking Point, e noi ci vediamo la prossima volta. La prossima volta, che sarà la settimana prossima. Domani sera, ore 9, Gran Turismo 7. Vi aspetto tutti. Grazie Mike, grazie Charles, grazie a Lord, grazie a Caspiterina, Caspiterotta. Io non mi ricordo più i nomi, ragazzi, ma non perché sono, perché sono ha deciso. Grazie al mitico Sharder, grazie al mitico
se ci sta sentendo ancora il grandissimo. Aspetta, Frac, vediamo se c'era dentro Deciso, Giulia. Tutti nuovi, ringrazio TM Trio e Baso 44 e Anson 65-68. Grazie, grazie del like e amici miei, domani sera Marco Drums Game Channel insieme per una live fighissima. Vi aspetto e fate un sacco di pubblicità, portate un sacco di gente sul canale. Grazie amici miei, ci vediamo domani sera. Itici. Buonanotte, eh? Buonanotte ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani sera. Ho sbagliato il tasto, quindi sono entrato a salutarvi ancora. Ciao ciao a tutti amici miei, buonanotte.